pensa che è già tutto finito, che sia tutto finito, qualcuno che no. Io personalmente per il carattere che io non riesco a pensarlo perché mi rifiuto di andare in settimana a lavorare pensando di essere spacciato, è ovvio che se continuiamo con questo traguardo ci facciamo sempre male da soli. Cioè, se domenica abbiamo perso, ho fatto un errore Silano, abbiamo preso il primo gol, e va bene. Il secondo gol è un errore, del portiere, il 2-0. Oggi sbaglia Campanaro, il Bucata, palla alta, Rossi si stacca, sono due errori di una palla e prende il gol. Il primo è un taglio. Allora, visto che quando ci alleniamo la lingua ce l'ho, parlo e proviamo delle cose tali, mi chiedo, subisce. Quindi se ti passa davanti un uomo in una sostanza, tu lo devi seguire, perché quello che guarda la palla, tratto la palla, non lo potrà mai prendere. E non lo segui. Allora, taglio non lo segui, il portiere esce con un attimo di ritardo, e poi l'altro risponde al telefono e teniamo l'ora. Poi abbiamo anche creato, perché la squadra, dal punto di vista del volume, è sempre la stessa squadra che fa. Che fa la squadra. Abbiamo tirato tre volte da dentro l'area, abbiamo tirato 10 metri sopra la palla. Ma non è colpa di uno, voglio colpevolizzare il singolo. Però alla fine se vai a analizzare le partite, e questa è la storia di questa squadra. No, è stato...